difficile. Allora dimmi. Oh, no, chi sei troppo difficile? Ma tu mica mi puoi mettere le fego in tasca. Tu fai inciso tu, caro. Sì, ma tu mi fai la mia una domanda. Dicevo che io ci posso arrivare. Scusa. Allora, fare cose difficili per fare mecare. Dimmi. Allora, domanda sempre. Dimmi in francese. Questa va bene. Come si dice? Come si dice, per esempio? Io domani mattina mi sveglio alle 7 per andare a lavorare. Uno posso ridere. Uno posso ridere. Perché non lo sa? No, perché non lo saccio francese. Oh, lo sai! Compare, uno posso ridere. Uno lo sa francese. Non lo posso dire, romano. No, no, perché non lo saccio. Io non lo posso dire domani mattina, mi sveglio alle 7 per andare a lavorare. Perché? Ma se non è già pagato domani, alla vita, come passa? Quindi è bella scusa, la scusa per ma chi c'è? Ora per rispondere a te, ho una domanda in francese, domani mi devi a travagliare. Ah, ma che facciamo scusa? Certo, la scusa per dove pigliare. Mi devi fare una domanda. Oh, sapo francese, non mi può rispondere perché... Ma va bene. Tu fammi una domanda. La scusa per dove pigliare. Allora, lo fammi un travaglio. Ce l'ha mal levato il travaglio. Ma fai questa cosa. Lo fammi un travaglio. Dimmi, va bene. No, ora allora. La domanda, una cosa fare cavallo. Allora, dimmi in francese. Allora, allora, dato che andiamo a parlare di cavallo, dimmi. No, andiamo a parlare di cavallo. Dimmi come si dice in francese. Domani mi sveglio alle 6. Un e 6. Mia, ma può fare lui e me ne ha avuto un'ora. Ah, perché lo sai, tu? Ma come che non sa? Ora io per rispondere da domanda a te. Ma come che non sa? Mi svegliare sei. Sì, ma non è che lo scaro, sei. Ma almeno è meno qualche un'altra ora, ma scusa. Ma che fatto, lo sai che sono sacco? Come sa quando ce l'hanno con tu? E poi, cioè quando mi svegliai sei, cioè quando mi svegliai sei mia. Non lo posso dire questa domanda, non la posso dire. Certo. Mi dispiace, ma io non la posso dire. Sì, sono con me perché lo sa, Francesco. Lo saccio, Francesco. No, lo saccio, compa, la passione è una cosa. Cangiamo lo scusso perché tu, Francesco, lo sai. No, cangiamo lo scusso perché se no. No, perché... io addivento cavolo. Cangiamo lo scusso. Lo sai che hai avuto problemi con te? Ma che me ne? Ma io pure. Non funziona niente. Niente, non funziona poi niente. Poi nei condomini tutto sparra a te. Ah. Pure a te. Pure a me. Che per te. Non me ne parla. Sì, conta. Conta che spara. Sì, conta. Spariamo a qua e con una mattina scende po'. La scala leggiamo all'androne, sono in riscossione, le quote condominiali. Quindi è già tutti in riscossione. E che comincia a vivere per la scorsa. Quindi a te non si finisce mai. Ah, tutti sì, secondo me. Te non si finisce mai, non si finisce mai. Poi che cosa c'è? Su capo condominio si presenta con una macchina nuova, già tutti sparano a te. Te lì, la macchina nuova. Sicuramente chi piccino condominio. Chi piccino condominio. Pure una tia. Sì, tutti sì. E parla a te. E poi compa, la cosa che non tollero. E ho fatto che mi roba la posta la cassetta. Ma che me ne? Sì. Sta roba la poi. La cassetta! La cassetta! Sì. No, però io questo non lo tollero. Io ho messo un annuncio nella bacchetta. Ho scritto gentilmente, signore condomini, che mi fregano la posta alla cassetta, a me l'avrebbero l'accortezza di pagarmi i bollea! Perché non ti pagano i bollea? Oh mi fa! Ma non ci posso credere, hai problemi di facciata, compa! Sì, dai, hai problemi di facciata tu! Mi, lo palazzo! Sì, tu sta a cercare problemi di facciata! Sì, mi, problemi di facciata che appena... Tu non hai problemi di facciata tu, quel caro lì! Perché tu non hai problemi con la meno? Io, come te! Mi, e quando ci sono problemi di facciata, già gente, appena tu parli di facciata! Già che non ci ha fatto. È aumentare i spesi. Sicuramente. Perché una volta che ci sono i cristiani con doppia faccia, quindi aumentare i spesi. Si spesa aumenta, non è male. E non è male. Ma che te dire che io pure ho problemi con domino, compa. Para, compa, mica lo dico. Compa, ma sentissela questa nuova. Acqua. Lui. Volontia, acqua. Che mi per più c'è nuova. Ma che c'entra, compa? Io che c'entra? Ma senti che siamo a morire. Ma che c'è? L'acqua che ho visto sta nuova! Ah, no, l'acqua che non è per io, perché io ho ancora acqua perché non capo che stiamo morendo. Ma non c'entra niente, compa! Come non c'entra niente? Sa notte che ho visto tutta da! Ho un bello sull'acqua nella mano! Perché che è la macchina scappettata? Ma quando mai è chiusa la macchina? Non capisco. Sa qua come già sei? Ma non lo so, questo è un mistero! Ah! Io avevo uno capo condominio e ci disse. Io voglio pagare le spese, la macchina nuova. No, un condominio me la fa pagare. Ma che c'è il tuo condominio con la macchina? Perché, scusa, ma la macchina la paga le spese condominiali? Ma che c'è? Ma compare, ma dice via. Insomma, la macchina può pagare mai le spese condominiali. E allora dove? Che c'è un capo condominio? No, per defendere, ma non c'è niente. Me la fa pagare, compa, un condominio me la fa pagare.
un centrasse nianto condominio, su un fosse perché l'acqua che sta sera dentro la macchina, non si trovava hanno scandenato casa alla gola, a macchina. Ma che c'è in tuo condominio? Sì, non c'entra niente. Che ti pare? Che hai solo problemi con condominio? Che problema? Hai un problema pure con me figlio, compare. Che dici? Ma io conosco la tia. Se tu capo con tuo figlio, o è tuo figlio che ha problema con te? Ma o scherziamo che cosa sei? Se avessi che hai un problema con mio figlio, un non vuole in storiale, un non vuole. Chisso no, chisso no. No, io non so come fare. No, chisso no, perché la cultura è importante. Lo devo punire però. Sì, la cultura è importantissima. Importantissima. Prima la cultura, e poi la cosa buona, come ho fatto i miei. Come noi, di cultura, siamo uomini cultura, no? I figli subito, prima cosa, la cultura, tutto c'è. Gli fanno qui turismo. Qui turismo? Sì. È un ristorino. A palestra. A palestra. Tutti voi. Ah, per chi c'è 7 anni? 7 anni per chi c'è? Onestamente. Per chi c'è 7 anni? Una bella scuola che non come mio figlio non vuole. Ma ti insegna la locazione. Che paschia. Se cose non ci fanno passare. Assolutamente. Lo devo punire. Lo sai che c'è lì? E fai buono. Con chi c'è sogno l'acqua? Lo sai che c'è lì? Che c'è lì? Tu non vuoi scuola. Vabbè. Ora ce la va la macchina per una settimana. E poi chi c'è buono? E io come a te? Lo sai che mi dici? Papà, ma tu la macchina a me non me l'ha cattato mai. Che vero è? Ah sì, e ora mi trovo in difficoltà. Sì, vogliamo come fare? Come fare? Ma siccome lo devo punire. Sì, ecco. E allora sai che fa? Cattata la macchina no. E non è male, non è male. A questo, compà, a questo che spendo io 30.000 euro. E allora, a me che c'è? L'opzionale. Sì, ecco. Tutti l'opzionale c'è mia. Quando fa a punire, sa punire. Lo devo punire. Sì, ecco. Allora. La macchina nuova, c'ha rugno e poi c'ha levo per una settimana. Va bene, così si punisce le persone. Ma che fa schifo? Le insegnare. Sì, compa. Certo, mi costa quello che mi costa. Ma che buon mietto, però, la soddisfazione che mi piglio. Sì, quando ci vuole, ci vuole. Stanotte sono disturbato. Oh, cavolo, stanno. Ah, io mi domando un condizionatore, mi domandavo, domani c'è il tuo condizionatore. No, ah, perché? Dopo la vado domani. Poi pensavo, mi mandare la bombea. Che non mi sono potuto uscire. Se venno qui, io ho sbaragnato. Sì, subito, a volo, a volo. No, 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 quando ci vuole, ci vuole. Certo. No. Minchia, io perché mi ricordo la mia infanzia e tutte queste cose. Sì, troppo spese per ci sono una casa, compa, non funziona niente, non funziona. Non funziona niente. Compare, con questo che mi stai dicendo tu, mi dai forza al discorso, pubblicissimo giornale, c'è stato uno studio americano in cui dice che l'uomo più prende coscienza della vita e meno ride. Ma che significa? Significa che siccome tu ridi sempre, la vita non ha caputo niente praticamente. Capito, sì. Intelligente. Ma scusami, la percentuale non è che... No, compare, ma poi a sentirsi che è la festa delle donne, l'8 maggio. Ma che stai dicendo? Sì, l'8 maggio. Io so che l'hanno cambiata, non è più la festa delle donne. No, è che cosa è? È la festa degli uomini. Cioè, c'è tutto uguale la festa degli uomini. Sì, perché quando l'8 maggio le donne se ne vanno a divertirsi, si uniscono tutti. È l'unica giornata dell'anno in cui gli uomini siamo liberi e ne potremmo andare via. Via, compa, che ce l'ho pensato, Perché, quindi non è la festa delle donne, è la festa degli uomini. Sì, è la festa nostra, perché ti sono per conto suo. Io mi ricordo l'ultima volta che mi scivamo a dire, mangiate che mi figli sti viola. Sì, ecco. Onestamente. Non fai niente, siamo con tuo francese. Ma tua moglie come si chiama? A proposito di tua moglie, la moglie si chiama... Sfortunatamente si chiama Bettone. Bettone? Sì. Ah, beh, che significa? Sì, Bettone. E quando mi fa vincere una cosa? Vuole sempre ragione io. Ah, così? Cioè. Che se avessi chiamato Pia, avessi stata diversa cosa. Sì, ecco. Ma io sono fortunato. Sai come si chiama, mamma? Come si chiama? Incatenata. Non esce mai vinta. Lo capivo, sì. Giusto, incatenata. Come si chiama incatenata? Ho capito perché sei più a te. Perché? Perché incatenata, che significa? Catena grande. E la catena dell'amore? Catena grande che ci può? Un lucchetto grande. E non c'è meglio un lucchetto come te. Ah, meglio lo poteva trovare. Ma che dici, compa? È perfetto. La verità lo sai? Ha fatto la città giusta. No, compa, la finire. Compa, la verità lo sai cos'è? Che c'è il matrimonio che è in crisi il matrimonio. In crisi. Come leggevo un giornale. Lo sai che dice un giornale? Che su 10 coppie
due coppie su 10 è la moglie che litiga col marito. Ma la percentuale è minima. Cioè, è minima. È minima la percentuale. Fosse minima, sono fosse perché la voce è il marito che litiga con la moglie. Ah, ho capito, ho capito. Matrimonio in crisi, certo, compare. Certo. E tu, giustamente, con incatenata. Che vuoi, certo, chi c'è la vita? Sono sempre lì, certo, certo. Volevo dire, troppo le sgrazie. Sogno che anche legge delle sgrazie. Ma morte sul lavoro. Uno la può giornale e legge. Oh, però che cario raggio. Lavorare. Oh, però che cario lo fabbricato. Niente, quando? Che ho pure da fabbrica, tutte, che piglia fuoco, e me ne tutte da operare sul lavoro. Ma è fa scherzare. Però a tutti a nord succedono queste cose. Fortunatamente non ci sono problemi in giro là. E perché? Perché noi siamo più accorti, ci stiamo attenti. Quando non paghiamo nudo. Ah, perché? Non può succedere niente sul lavoro. Una volta quando paghiamo nudo. Siamo tutti disoccupati e vero, non manda a giocare per chi? Vero, compare, vero, vero. Ma tu sei dato pacisse. Come facci? No, tu hai problemi, compa, tu ci sei stato. No, tu non l'hai fatto e sto in militare. Ufficio! E che da te te le fai in mare? Io ufficio soldato! No, tu a te le fai in mare. Questa è la marina! Un ufficio della marina! Ufficio non fuori tale! Non fuori tale! Però ufficio! Senti, cangiamo le scosso! Andiamo a film. Ah, non immaginavo che avete chiesto. No, compare, oggi ho fatto una conquista. Sì, usaccio. Ho fatto una conquista. Sì. Ho conosciuto due ragazze, giovani, della mia età. Giovane? Ma non la tua età. No, erano giovani, della mia età. Perché chi è? Giovane? Ma non la tua età. Scusa, io ne ho 50. E se un ragazzo avevo 25 anni l'uno, non sono giovane nella mia età. Ah, ho capito. Compare. Ah, ho fatto una conquista. Sì, che dici? Li ho conquistati con il mio fascio. Sì, 200 euro sicuro. No, ora mi sto offendendo. Vedi che io. Solamente con 200 euro conquistato. Vedi che io ho una buona intesa con le donne. Appunto, che intesa a banca, bancomatto 200 euro. No, ora mi sto offendendo, compare. Chi sa tua intesa a banca? No, mi sto offendendo. Vedi che io ho una fotografia quando era Nico ed ero bellissimo. Yeah, fammela vedere. Un altro cucchione. Sì, cucchione sì. No, mi sto offendendo. Allora, un cecchino. A che dice? Un cecchino. Ora ti faccio vedere io. Una delle due si chiama Camilla. Chi? Mi ha dato il suo numero di telefono. Yeah. Allora. Però non capisci superficie, compagno. È 199. Ma è un team o win? Ma non capisci che questo è un esco? È un esco, ma che dici? Che esco? È tu 199! Un po' io, chi sarà brava? Oh, una brava! È l'199 che è? Hai calendato! Compagno, ti stai dicendo che è una brava! Una brava ragazza! Sì. Si chiama Camilla! A pagamento! Hotline! 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 Vediamo! Un cognome! Chi sono 40 line? Ma che ora la chiamo? Sì. E te la sapere io? Sì. Che sì, Camilla, sì. Mi rispondo, sì, no, ti faccio vedere. Sì, aspetta, sì. Cava suo nome. Allora, 199. Ecco qua. Oh, aspetta, no, te la sapere sì, io. Sì, sì. Pronto? Ciao, segreteria telefonica. Sì, pronto? Qui è la segreteria telefonica della Hotline. Hotline? Se vuoi parlare con Camilla, premi il tasto 1. Se vuoi parlare con Laura, premi il tasto 2, ma Laura non c'è. Se vuoi parlare con Rosalia, premi il tasto 3, ma Rosalia è andata via. E io parlare con Camilla Hotline, quindi premo il sole, giusto? Ecco qua. Premo il sole. Pronto? Hai Camilla. Premuto il tasto 1? Sì. Allora vuoi parlare con Camilla? Se premo il sole, è normale che voglio parlare con Camilla, giusto? Sei sicuro? Come il mio sicuro? Siete il mio sicuro? Sì. Questa è una voce registrata. Se sei sicuro, devi dire sono sicuro, ma devi premere il tasto di sicurezza. E qual è il suo tasto di sicurezza? 200 euro. Qual è il suo tasto di sicurezza? Il tasto di sicurezza è qualsiasi tasto premuto con sicurezza. Amone, sicuro sogno. Amone, Camilla, pronto, Camilla. Con 200 euro è sicuro. Hai premuto il tasto giusto. Confermi il tasto 1. E confermo. Oh, come fa? Scusa, compa, ci mandai su bonifico di 200 euro. Hai confermato il tasto 1. Certo. Accendiamo.
l'accendiamo. Oh, la pesta. Io non è che l'accendo. Lotto. Io ti rugno fuoco se non mi fa parlare con Camino, capisci? C'è l'intesa, con 200 euro la pasta. Questa è una voce registrata. Se vuoi parlare con Camilla, devi dire ad alta voce: voglio Camilla. Voglio Camilla, voglio Camilla. Per favore. Oh. Ho detto ad alta voce. Ma scusa, ma chi so? Non ho la voce registrata. Come che mi rispondo? Questa registrazione prevede anche le domande cretine. Ho detto se vuoi Camilla, vorrei, devi dire a voce alta: voglio Camilla. Voglio Camilla. Voglio Camilla. Ah, dai. Adesso sei troppo nervoso per Camilla. Tu non hai bisogno di Camilla, ma di una camomilla. Ah, opa. A camomilla mia. Opa. A camomilla. Un buon consiglio a me. Era misciuta. Per che tu hai bisogno di dallo certo sbattì. Perché? Per di sa dignità. Ah, io per di sa prova che per di sa dignità. Allora, si è che all'ufficio c'è smarrete, tu non che l'ha visto, perché se quattro ne hai tu, sono tutte scappate di casa. Ah, ho capito. Sì. Ma che fa schiazze? Papà, leggevo uno giornale. Lo sai che un uomo può vivere fino a 120 anni? 120 anni? Ma che dice, compare? 120 anni. Compare, però, posso fare una domanda io invece, te posso fare una domanda. Vedi che io sai che sul giornale l'ho letto che chi è che perde il lavoro deve sapere, caro compare, è come se perdesse, diciamo, una persona di famiglia. E io, sai capite, puttavaglia, giusto? Sì, io a te voglio bene. Se voglio bene, io a te come un frate, ti amo. No, non scherzare queste cose, io ci hanno stato matrimonio, vatti, un terminato sempre. Come ma che c'entra, compare, poi per chi tu che mi fai il regalo a San Pietro, compare. Siccome chi è che perde lavoro è come se perdesse una persona di famiglia, e io ho perso il lavoro, mi puoi aiutare tu, ti posso sostituire al travaglio. Ammalo tu quando aspetto un suono. Dai, allora, ammalo tu. Un amo aspetto tuo suono. Che fa capire? Non aspetto tuo suono. Non aspetto sempre tuo suono. Nel senso che una volta in me, tu una volta in me, che poi non capisce. Scusa, che non usciano te, un nenno è male, c'è bisogno di puntualizzare. A convenienza se. Allora mi vai aiutare. Allora io ti dico una cosa, che se io perdo a casa, caro compare, che se io ho un travaglio, è chiaro che la banca mi scatta. Perché? Tutto bene, qual è il problema? Sa banca. La banca mi scatta. Io sogno mezza strada. Fotte tende! Non ci pensare qua, non ci pensare. Fotte tende, compa, fotte tende. Ma sale, ma non ce n'è più, me la stavo visto tutta tu. Cammino a me. A chi fa la bottiglia vacante? Compa, un cancello scorso. Perché sa mia, a banca, mi sfratta e mica mezza strada. Io come fare? Fotte tende! Sì, io me ne fotto, capivo! Ma sai che se io sogno mezza assata, poi io come famiglia mi a mangiare la tua casa, vedi? Ah, no, stiamo a pigliare probabilmente, ma ci vuole subito. Ah, non se ne fotte più! No, ma ci vuole un tavagliello! Ah, sì, certo, non se ne fotte più! Ma ci vuole un tavagliello! Dobbiamo prendere probabilmente, vediamo che possa aiutare! Ma aiutare tu, come fa? Ma che stiamo dicendo? Perché tu la sempre da, fai che sei 8 là, 40 là! Lo sai che è un uomo? Che dice un giornale? Che? Un uomo, c'è una statistica. Può vivere fino a 120 anni. Mentaria! So! Però, dimmi, so cosa fa, come si fa? Tu sicuramente sei da questo tuo. Vabbè, non ce l'hai. Ci sono delle regole da rispettare. E quali sono? Che io le rispetto? Sicuramente tu non rinci. Non rinci. Allora, apri una regola. Io sono sicuro che se tu mi dici quali sono le regole, se io voglio vivere fino a 120 anni. Per favore, morire, quali sono le regole? Allora, apri una regola. È quella che un uomo non deve bere. Che tu invece non c'è problema. Da mai neve, con l'uomo con tua tavenna da venna a vivere. Metto di tutto, vivere come un pazzo. Metterò di bere, non ti preoccupare. Conti. Mangiare adeguatamente. Io... E tu? No. Ma se le donne che gli piace il seggiola, da oggi in poi mangiamo tutto di più. Oggi in poi mangerò come un uccellino. Continua, che io voglio vivere fino a 120 anni. Continua. E poi una cosa importantissima. E chi da che tu finne un da bere? Niente. Completamente. Finne niente. Completamente. Quant'è che si campa? 120 anni. Compa, sai che ti dico? Io voglio morire prima. Compa, non ho una da bere allora.